Fabrizio Corona è tornato a parlare di Fedez e ha svelato che il rapper ha frequentato l'influencer romana Giulia De Lellis. L'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona è tornato a parlare di Fedez da alcuni giorni. Dopo aver svelato del presunto tradimento ai danni di Chiara Ferragni, con l'influencer Taylor Mega all'epoca del suo fidanzamento con Tony F, torna con un nuovo scoop. Sembrerebbe che il rapper abbia frequentato anche Giulia De Lellis. Il dissing tra il rapper di Rozzano Fedez e Tony F si è concluso da alcuni giorni. L'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona continua a lanciare indiscrezioni in merito al loro rapporto. Ospite al podcast Gurulandia, il fotografo dei VIP ha riportato sotto l'occhio dei riflettori alcune indiscrezioni che sembravano a dir poco impossibile. Alcuni giorni fa ha svelato, infatti, che il cantante di Allucinazione Collettiva avrebbe tradito la moglie Chiara Ferragni con Taylor Mega, che all'epoca era fidanzata con Tony. Fabrizio Corona, rivelazione shock. Fedez frequentava Giulia De Lellis. Secondo Corona, però, questa non sarebbe l'unica donna vicina a Tony F con la quale il rapper ha avuto un flirt. Il fotografo dei VIP ha lanciato diversi scoop durante la sua partecipazione all'ultima puntata del podcast Gurulandia. Ciò nonostante le sue parole ancora non sono state confermate dai diretti interessati. A colpire è un'indiscrezione in merito a un precedente flirt tra Federico e l'influencer romana Giulia De Lellis, che attualmente ha una relazione con l'ex componente della Dark Polo Gang. Secondo quanto racconta l'ex re dei paparazzi, i due si sarebbero sentiti per diverso tempo. Fedez si è scritto per un lungo tempo con la De Lellis, prima che lei iniziasse realmente la storia con Tony, ha svelato l'imprenditore. Secondo il suo resoconto tutto sarebbe iniziato tra lo scorso febbraio e marzo, mesi in cui secondo quanto ha rivelato, il rapper ha scritto la canzone Allucinazione Collettiva. Nei mesi seguenti si sarebbe scambiato molti messaggi con Giulia De Lellis prima che lei iniziasse una relazione con Tony F. Secondo Fabrizio, l'ex marito di Chiara Ferragni ha mandato il testo della canzone proprio all'influencer romana. Ricordate che lui è stato male in Calabria? Che cosa fa Fedez? Invia il testo della canzone anche a Giulia De Lellis, anzi, l'audio di Allucinazione Collettiva. Anche io ce l'avevo. Fede nei momenti deboli tira fuori la sua parte umana. Lui non è solo il ragazzetto che va in giro con le belle ragazze. Secondo l'ex re dei paparazzi, i due si sarebbero sentiti anche recentemente in occasione del Festival del Cinema di Venezia alla cena di beneficenza dell'ANFAR, dove è stato contattato dall'influencer romana. Non ha voluto pubblicare un messaggio che Giulia gli ha scritto al Festival di Venezia, che erano all'ANFAR insieme. Cosa c'era scritto? Lei ha scritto a Fedez, perché non mi hai salutata? Però lui non l'ha pubblicato.